L'esercito sudanese ha annunciato di aver ripreso la sede della radio e della TV di Stato nella capitale Khartoum. Completamente inattivi ospedali e centri medici attaccati in più città. Almeno 97 morti e 365 feriti tra i civili. In Sudan è il terzo giorno di combattimenti tra l'esercito fedele al generale Abdel Fattah al-Burhan, capo del sovrano consiglio di governo di transizione, e i paramilitari delle forze di supporto rapido guidati dal generale Mohamed Hamdan Dagalo, noto come Hameti, che è il numero due del consiglio di transizione. Nella capitale Khartoum le milizie di Hameti vogliono prendere il quartier generale dell'esercito dove è asserragliato il presidente generale al-Burhan per farlo capitolare. Nel frattempo Hameti, sostenuto dalla Russia, dal gruppo Wagner e tristemente famoso anche per i crimini commessi nella regione sudanese del Darfur, sta facendo convergere sulla capitale 100.000 miliziani di cui dispone. Il primo aprile si doveva firmare un accordo fra i diversi eserciti e le piattaforme civili per avviare un processo di transizione che portasse a una democrazia. Quel giorno si è posposto quel accordo al 6 aprile, poi il 6 aprile si è posposto nuovamente e lì sono emersi delle divergenze forti fra l'esercito regolare e l'esercito e le forze di supporto veloce di Hameti. Le divergenze tra i due uomini forti del potere in Sudan riguardano essenzialmente l'integrazione dei paramilitari nelle truppe regolari nel futuro del paese africano, dove stenta a decollare la tanto attesa transizione verso un governo civile.